Ah, Kulusevski mi sa che a giugno va all'Inter. C'è una trattativa in atto. Vabbè, se lo merita il ragazzo andare a giocare in una big, beh, se lo merita. A Parma non può restare, quindi. No, non scherzo. No. Molto meglio, molto, molto meglio. Dejan, 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 tra tutte le squadre che ti cercavano, tra tutte le squadre che ti cercavano, la Juve, Dejan, la Juve, l'Inter, il Manchester United, l'Atalanta. Tutte le squadre che ti cercavano, cosa hai scelto? La Juve. Dejan, la Juve. Ciao ragazzi, benvenuti qui sul secondo canale, benvenuti nel video della reazione alla praticamente ufficialità dell'acquisto di Dejan Kulusevski da parte della Juventus, non da gennaio. Non da gennaio, perché a gennaio resterà in maglia crociata, resterà a Parma, ma da giugno in poi Kulusevski, anzi da luglio in poi, quando aprirà il mercato, sarà un nuovo giocatore della Juventus. 35 milioni di euro più bonus all'Atalanta, quasi ad arrivare ai 45 milioni, si dice addirittura qualcuno dice anche fino ai 50, quindi saranno bonus molto alti. 2 milioni di euro di ingaggio all'anno al giocatore per 5 anni. Dunque, allora, partiamo dal presupposto che il Parma non c'entra praticamente nulla, il giocatore non era suo, è in prestito, senza diritti di riscatto, senza la possibilità neppure di guadagnarci un euro da questa operazione, quindi il Parma non ci poteva fare e non ci può fare nulla. A riguardo, quindi non ha colpe il Parma, non c'entra niente il Parma, quindi il tifoso del Parma, come me, si deve fare un'analisi di coscienza e dire vabbè, non ci si può fare niente, accettiamo questa scelta del giocatore e va bene così. Tanti tifosi del Parma, come me, in questo momento l'hanno presa male, gli dispiace moltissimo, ecco, gli dispiacerà moltissimo vedere Kulusevski con la maglia della Juventus, a me dispiacerà veramente molto, lo sapete che tra tutte le squadre in Italia è quella che mi sta meno simpatica. E vedere un giocatore che tanto sto apprezzando, tanto sto amando, vederlo poi con la maglia della Juventus sarà un colpo al cuore molto molto forte. Un'altra parte della tifoseria però è molto intransigente, cioè c'è già qualcuno che dice per me può restare a Torino, per me può stare alla Juventus già a gennaio e non lo rivoglio più, c'è cioè un gobbo, tutte queste cose un po' particolari. Ecco, io non sono assolutamente d'accordo, anzi mi dissocio da questo pensiero, perché per me il ragazzo si merita ovviamente di andare a giocare nei grandi palcoscenici. Una squadra come la Juventus, la squadra più forte d'Italia, ovviamente fa molta gola a un giocatore come lui. Io gli auguro con tutto il cuore di poter giocare titolare nella Juventus da luglio in avanti. Gli auguro di fare bene, di diventare una futura promessa. Ovviamente, gli auguro tutto il bene del mondo. Gli auguro di sbagliare tutto il possibile quando giocherà contro il Parma, ovviamente, ma comunque gli voglio bene il giocatore, voglio bene il fatto che sta dando il 100% con la maglia del Parma e quindi si merita di giocare in altri palcoscenici, certo. Poteva andare all'Inter, poteva andare al Manchester United, ha scelto la Juve. Va bene così. Parliamo però appunto di questa cosa, perché, ripeto, il Parma non ci può fare niente, quindi accantoniamo il Parma, però l'Atalanta. Cioè io mi sono proprio fatto questa domanda, dicevo, ma veramente l'Atalanta lo vuole vendere? Cioè io da qualche giorno c'era questa voce che l'Inter volesse Kulusevski, c'era praticamente quasi l'ufficialità sui 30 milioni di euro, la proposta, c'erano vari giocatori in scambio come Politano e Co.
Si parlava già di poterlo ricevere a gennaio, grazie a uno scambio di prestiti con Politano e Gagliardini al Parma, quindi c'erano queste proposte in atto, la Juventus è arrivata a cash e se l'è preso, no? Io però mi sono chiesto, ma l'Atalanta aveva bisogno di vendere Kulusevski? Cioè, hai effettivamente quello che si è rivelato essere il classe 2000 più forte che c'è in Serie A in questo momento. Kulusevski è il classe 2000 più forte che c'è in Serie A e se ci guardiamo intorno nel mondo, probabilmente è anche uno dei più forti in circolazione. Aveva senso, dopo solamente 6 mesi di Parma, quindi mentre giocava titolare in una squadra che comunque lotta per la salvezza, aveva senso darlo via subito, come se niente fosse, ma subito guadagnandoci il più possibile. Ricordiamo 35 più bonus fino ad arrivare a 45, sono una cifra molto alta, molto molto alta, ma l'Atalanta in questo momento non ha bisogno di soldi perché stanno andando in Champions e sta prendendo un fracasso di soldi lì. Ovviamente ogni anno fa delle plusvalenze sui propri giocatori, prende i giocatori giovani, li rivende poi a prezzi alti, quindi riesce comunque a guadagnarci sempre tanto. Sta giocando la Champions, quindi mi viene da chiedere, con Papu Gomez, con Ilicic che hanno oltre 30 anni, con una squadra che comunque si deve formare anche con giovani di talento, aveva senso venderlo alla Juventus? Non aveva più senso tenere solo un altro anno, fargli giocare anche le coppe europee, che sia Champions o che sia Europa League, al giocatore da titolare? Ricordiamo che un classe 2000 c'ha 19 anni, sto ragazzo, va per i 20 quest'anno. Magari questo ti esplodeva ancora di più con la tua maglia e lo rivendevi, secondo me, anche al doppio, tranquillamente al doppio, perché lo sappiamo come vanno le cifre poi per i giovani che schizzano in aria tantissimo. Mentre la Juventus, ragazzi, parliamoci chiaro, questo quando gioca? Cioè, oggettivamente, adesso sto leggendo anche voci di gente che dice che vuole andrà via già a gennaio da Parma e andrà alla Juventus, ma a fare che? La panchina va a fare, cosa va a fare la Juventus Kulusevski? Ma quando mai giocherà? Con là davanti Higuaín, Dybala e Cristiano Ronaldo, ragazzi, ma di che parliamo? Cioè, Kulusevski la Juventus l'ha preso come prospettiva futura. Cioè, io mi ci gioco quello che volete, che da luglio in poi la Juventus inizierà a chiedere altri giocatori in giro e userà Kulusevski come pedina di scambio. Mi ci gioco quello che volete. Quello che volete, perché ragazzi, è sempre così. La Juventus interviene, acquista il giocatore e poi lo usa come pedina di scambio. L'abbiamo visto con Cherry, l'abbiamo visto con Piazza, l'abbiamo visto con tantissimi giocatori che la Juve è pronta, è arrivata, cash, si è preso il giocatore suo, poi se mi dai quell'altro giocatore te lo do in scambio. Ce lo stiamo vedendo anche con Bernardeschi adesso, che lo vogliono già cacciare via, per dire, è arrivato 2 anni fa, ha speso quanti? 35 milioni, quanto aveva speso? Un sacco di soldi, ce lo vogliono dare via. Quindi lo sappiamo com'è la Juve. E da una parte penso, magari alla Juventus va a fare la preparazione alla Juve e poi magari pensano, ma ve lo diamo a voi in prestito al Parma un altro anno, così mi cresce ancora di più. Potrebbe essere anche quella un'idea, potrebbero effettivamente fare una cosa del genere, se fossi loro la farei perché è un investimento molto elevato e lasciarlo in panchina. Ovviamente per Higuaín, Dybala e Ronaldo diciamo che sarebbe un investimento un po' sprecato, maggiormente perché è molto giovane, ha bisogno di giocare, quindi io lo lascerei un altro anno a Parma, eh? Paratici? Un altro annetto a Parma, perché no? Un altro annetto lo lasci lì, accanto tipo Giovinco, no? Che fece 2 anni a Parma, lo lasci lì un altro anno, così ti cresce sempre di più, diventando un campione incredibile, così poi dopo lo potete prendere magari al posto di Ronaldo che se ne va o cose di questo tipo. Potrebbe essere un'idea, la butto lì, ve la butto lì. No, a parte gli scherzi, ragazzi, la Juventus quando gioca questo? Quindi non lo so, io sono contento per il giocatore da una parte e dall'altra, però penso gli conviene, cioè a lui veramente conveniva andare alla Juventus, non gli conveniva restare all'Atalanta, non gli conveniva farsi un altro anno di Bergamo, anzi il primo anno di Bergamo effettivo, e farsi un altro anno di Serie A da titolare fisso. Andarsi a giocare le carte in una big è veramente tanto, tanto rischioso. Io gli auguro però ovviamente che adesso da gennaio in poi lui pensi soltanto al Parma, perché questo è adesso che deve essere il suo pensiero, giocare col Parma e puntare alla salvezza nel Parma, continuando a dare il 100% per farsi vedere, per farsi notare, per crescere sempre di più. Fermi tutti ragazzi, mi è appena arrivata adesso una notifica mentre stavo finendo di montare il video che Kulusevski si è fatto una fotografia. Gli hanno fatto una fotografia con indosso la maglia della Juventus. Ora, brutto, brutto gesto, maggiormente nei confronti dei tifosi del Parma. Cioè,
Io capisco che devono farlo per marketing, ok, quelli della Juve, però, cioè, che rispetto hai nei confronti della squadra con cui in questo momento il giocatore gioca? Cioè, indossare la maglia di un'altra squadra, vabbè che se ne parlerà per giugno in poi, però secondo me è veramente una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi e della squadra che in questo momento detiene almeno il contratto del giocatore, non più il cartellino, perché il cartellino è ormai della Juventus, però è ancora ufficialmente un giocatore del Parma, ricordiamolo questa cosa. Brutto gesto. Veramente brutto. Piccola cosa prima di chiudere, ragazzi. È difficile, è veramente difficile per essere tifosi di una squadra piccola. È molto difficile perché non riesci praticamente mai ad affezionarti a un giocatore. Cioè, se ti affezioni è una cosa negativa, affezionarti a qualcuno perché sai già che se ne va. Cioè, se questo diventa forte, questo se ne va. Cioè, poco ma sicuro, se ne va via. E non riesci a godertelo, cioè quello che devi fare è mai affezionarti al giocatore, mai affezionarti alla maglia, ok? Star vicino alla maglia, pensare soltanto alla maglia. E voi che tifate Juve, che tifate Inter, che tifate squadre big, non avete idea di quanto siete fortunati, di quanto siete fortunati perché se volete un giocatore lo prendete, quando volete lo prendete. Cioè basta lì, arrivate, cash, prendo il giocatore e sono a posto, sicuro al 100% quel giocatore è mio. E poi vedo io se farlo giocare o meno. Ma essere tifoso di una piccola, tipo il Parma, appunto, ti mette anche nel pensiero di dire: figa, io ho preso un giocatore in prestito, non sono riuscito neppure a metterci un diritto di riscatto, un obbligo di riscatto, niente, perché non era tuo, era dell'Atalanta, non ci potevi fare niente, 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 e non te lo puoi nemmeno comprare perché non ce li hai quei soldi lì. E quindi te lo devi godere così, per quell'anno che arriva, magari ti diventerà un giorno un campione, potrai dire che hai indossato la tua maglia. Però non è ovviamente il giocatore ufficialmente tuo e sarà solamente per un anno stato un giocatore del Parma. E quindi io mi auguro con tutto il cuore, io voglio bene ai soci perché sono portato in Serie A, eccetera, però io veramente mi auguro con tutto il cuore che riescano a trovare un giorno un investitore di maggioranza che ci possa far fare quel salto di qualità, che ci possa far dire io non c'ho bisogno di venderlo, cioè Kulusevski me lo compro io, cioè non c'ho bisogno che intervenga la Juventus e offra l'Atalanta 35 milioni, perché gli do io 35 milioni. Cioè, sono cose un po' diverse. Ma vabbè, ragazzi, io auguro a Kulusevski tutto il bene del mondo. Ovviamente brucerà molto vederlo con la maglia della Juventus, l'ho già detto, però sono loro i più forti, se lo sono pigliato, buon per loro. E vedremo se ce lo daranno in prestito l'anno prossimo. Che dire ragazzi? Fatemi sapere un commento qui sotto cosa ne pensate voi dell'acquisto della Juventus di Kulusevski. Secondo voi cambierà qualcosa? A luglio giocherà da titolare o no? Lo daranno di nuovo in prestito al Parma? Se siete tifosi della Juve, cosa ne pensate di questo acquisto? Che ripeto, fidatevi di me, è un grandissimo acquisto. Fatemi sapere un commento qui sotto cosa ne pensate. Grazie di aver visto questo video, un saluto. Ciao Papyrus, e sempre Forza Parma.